benvenuti a Cooking in Toscany. Oggi vi presenteremo il maiale di Cinta, una razza particolare della Toscana, di Siena, e vi portiamo in un posto meraviglioso che è la Cerreta, nel comune di Sassetta. Incontreremo Daniele, allevatore di maiali di Cinta, di mucche maremmane, di polli livornesi, insomma di razze e di animali che sono un po' in disuso e rari. Daniele, è sempre un piacere ritrovarti in questo posto stupendo, che mi sembra meraviglioso anche per i maiali. Il maiale di Cinta è un maiale che ha bisogno di vivere in grandi spazi, all'aperto. È lì che trova le condizioni ottimali per poter vivere, per potersi riprodurre e per poter, diciamo, darci quelle carni favolose che ci permettono di avere quei salumi tipici, espressione della cultura, della storia, della nostra tradizione, del territorio. La Cerreta è un podere che si trova in Pian delle Vigne, che è un'area pianeggiante, una vallata nel comune di Sassetta. È un'area interessantissima da un punto di vista ambientale, perché è un punto di incontro tra quello che è il clima marittimo e quello collinare, dove riescono a convivere il castagno e il pino marittimo. Quindi c'è un microclima particolare, un'energia particolare d'insieme. Quindi è un bel luogo per vivere per noi umani, ma anche per tante altre specie viventi, compreso il cerro. Il cerro è una varietà di Quercus. Il Quercus è una pianta di grande vitalità, di grande energia, ha un'energia esplosiva e produce una ghianda, tra le altre cose, un frutto, che è un frutto molto appetito, veramente una grande gioia per il palato dei maiali di razza Cinta senese. Di allevarli perché comunque rappresentano una popolazione, preferisco sempre parlare di popolazione piuttosto che di razze, razza è una parola che non mi piace e quindi cerco di escludere dal mio vocabolario. È una popolazione di maiali che ha una sua storia in Toscana, in questa parte di Toscana, oltre che nella provincia di Siena, di cui prende il nome. Cioè, quando ero piccolo, nelle pinete litorane c'erano i famosi maialai, cioè che erano dei guardiani dei maiali che allevavano appunto le Cinte senesi. Dopo è stata una popolazione che si è via via dispersa perché il sistema agroalimentare ha spinto molto sulla velocità della produzione, quindi sull'ottimizzazione delle fasi di sviluppo degli animali. Di conseguenza questa non era, diciamo, la popolazione adatta per poter correre con i tempi, per poter fare reddito veloce. È molto rustica, ha bisogno di grandi spazi, non può vivere all'interno di recinzioni rigide e ha bisogno di vivere in branco. Cioè il maiale è un animale da branco e nel branco trova un suo equilibrio, un suo benessere. Il benessere di un maiale non è fine a se stesso, cioè è un benessere che dopo ricade anche sulla nostra vita, sul nostro modo di essere, sui nostri pensieri, sul nostro benessere. La riproduzione di questi maiali avviene libera, cioè un accoppiamento libero quando vogliono, come vogliono, dove vogliono. Cioè, e questo porta a un aumento di prolificità e di riuscita delle figliate. La macellazione di questi soggetti avviene circa a 2 anni di età, cioè a quell'età hanno raggiunto una maturità tale che ci consente di avere delle carni di alto valore organolettico,
carni che possono essere utilizzate per produrre quella salumeria toscana sapida, tipica, che ha il sapore del territorio. Fondamentale nel processo di trasformazione avere una macellazione comunque che è naturale, il più possibile naturale. Lo stress da macellazione produce delle situazioni disastrose da un punto di vista qualitativo per le carni. La Cialetta è un'azienda biodinamica a ciclo chiuso. L'azienda biodinamica che ha quell'obiettivo per l'armonizzazione della vita degli umani in un sistema di viventi. Cioè è un progetto, un percorso, non è solamente un metodo agronomico in senso stretto, è uno stile di vita che deve puntare a realizzare un progetto non di antagonismo col sistema naturale, con l'energia della natura, ma un punto di armonizzazione tra umano e sistema vivente. Questo ci porta ad avere uno stile di vita, un benessere che nasce in maniera conseguente a questo e ci consente nello stesso tempo di avere dopo dei prodotti che sono d'altissimo valore energetico, cioè dove l'energia non sono solamente proteine, sali minerali e vitamine, ma è un'altra cosa, che è un qualcosa di indefinibile, ma che comunque è tangibile se ci lasciamo andare a un'analisi istintiva, sensoriale del prodotto che andiamo a utilizzare. Io, vedi, sono un po' malato, essendo cuoco, perché guardo il maiale e automaticamente lo vedo tratteggiato. Vedo la righettina del prosciutto, la righettina della spalla e penso allo spezzatino con le olive che farò col maiale di cinta. Grazie Daniele, è sempre un enorme piacere vederti. Piacere mio. Eccoci col nostro maiale di cinta. Normalmente per la ricetta che prepariamo oggi non abbiamo bisogno di un taglio così pregiato come ci è stato fornito, perché questa è l'arista del maiale di cinta, ma si può fare con pezzi di muscolo, la scamerita, che è un muscolo che è sotto la spalla, perché la cottura di questo maiale oggi sarà lunga e quindi non necessita di tagli così raffinati come questo. Gli ingredienti, come al solito per il maiale, sono la salvia, l'aglio, il rosmarino, il pomodoro, le olive, il sale e il pepe. Iniziamo a tagliare la carne. In questo caso si recupera questo bel tocco, come si dice, che poi faremo a pezzetti. Questi pezzi di spezzatino appunto rosoleranno poi con l'aglio e la salvia e vedrete più tardi in cottura il risultato. È ovvio, come diceva, imitando i giapponesi, Daniele, siamo quello che si mangia e oggi si diventerà maiale di cinta. Allora si prende un tegamino per il nostro maiale di cinta, si mette il nostro olio, ho già preparato un battuto di aglio e salvia che metto nell'olio. Ecco qua, ora si prende il nostro spezzatino di cinta. Si spruzza con un po' di pepe fresco. E si fa cuocere. Aspettiamo che rosoli bene, poi aggiungeremo la nostra polpa di pomodoro, le olive, alcune intere che sono già denocciolate e altre le trito finemente. Operazione che faccio adesso. Mentre lui cuoce tranquillo nella sua casseruola, aggiungo il battuto di olive che profumeranno l'olio e daranno un tocchettino amaro alla salsa. Siamo circa a 10 minuti dalla cottura e aggiungiamo della polpa di pomodoro.
aggiungiamo le olive. Queste sono denocciolate, è ovviamente più piacevole perché non c'è da sputacchiare i noccioli quando si mangia. Ecco, copriamo bene con del brodo abbondante. Facciamo andare avanti la cottura rimestando via via fino a ridurlo circa della metà. Sono più vecchio di un'ora e mezzo e la salsa si è ritirata di oltre la metà, facendo un bel sughettino denso. A questo punto saliamo. Non ci resta più che impiattare. Per fare una cosa carina si fa un piccolo decoro, si dispongono i pezzettini di carne, le sue olive, volendo si può aggiungere anche un gocciolino di olio. Buon appetito!